L'azienda è divisa in due brand, una si occupa di macchine tampografiche e una di macchine digitali. Allora, macchine tampografiche, nella fattispecie, sono modelli come questi che introducono nel sistema della stampa la possibilità di ottenere dei tacchi, delle suole, delle zeppe, simulando cuoio, sughero, legno. Siamo stati i primi negli anni 2000, nell'anno 2000 a introdurre questo tipo di tecnologia. L'azienda si è evoluta con una quantità di macchine notevole fino a 4 anni fa, che abbiamo presentato la novità, a nostro avviso, della digitale. Quindi abbiamo portato la tecnologia tampografica nel sistema digitale e abbiamo fatto un brand che si chiama Ecogenio, che si occupa della stampa di qualsiasi soggetto piano, in questo caso su pelle, vetro, legno, ceramica, un po' su tutto. Abbiamo un modello che è qua e che nella fattispecie sta stampando su dei pezzi di pelle in modo ecologico, quindi inchiostri assolutamente atossici, certificati, e lavoriamo un po' in tutto il mondo. L'abbiamo presentata a fiere internazionali come Shanghai, in Brasile, negli Stati Uniti. Stiamo riscontrando un buon successo. Abbiamo un'altra sede negli Stati Uniti che si occupa del centro, sud e nord America, e nella particolarità nel settore calzaturiero e automotive. Per il calzaturiero, Messico, Brasile, e sta facendo capolino anche l'industria americana. Abbiamo la fortuna di essere un'azienda piccolina che però con velleità un po' superiori alle aspettative, e abbiamo dei clienti che sono delle multinazionali, soprattutto nel settore calzaturiero. Abbiamo posizionato macchine in Brasile, in Stati Uniti, in Cina, nello Sri Lanka, in Vietnam e in Europa naturalmente, Germania, Francia, un po' tutto il settore che si occupa della calzatura.